3, 2, 1, crema di lattuga. C'è occasione. Pronto? Sì. Ciao e bentornati nella nostra cucina. Oggi è tornato il nostro chefino Michele, che era in esilio. Allora rimandiamo via. Giusto? No, di palle. Comunque, oggi cos'è che vogliamo fare? La crema di lattuga, per fare poi un fondo che la settimana scorsa abbiamo fatto vedere come fare i gnocchetti. Questa settimana accompagniamo i gnocchetti con la crema di lattuga. Signori, una cosa fantastica. Allora, per la crema di lattuga, anche qui è semplicissimo, vi serve solo come attrezzatura il frullatore a immersione. Ci vuole acqua calda. Allora ci serve acqua calda, bollente, una ciotola con acqua fredda e ghiaccio, la lattuga naturalmente, acqua calda, la facciamo bollire, acqua calda qua, immergiamo dentro la nostra lattuga. Se avessimo trovato la lattuga romana, ma non l'abbiamo trovata, abbiamo usato un altro tipo di lattuga che non mi ricordo come si chiama. Lattuga zuccherata, credo. Pan di zucchero. Eh sì, pan di zucchero. Ok, la lasciamo dentro a far riprendere il bollore. 30 secondi circa, giusto? Ci fino Michele? Sì. Con questa operazione ammorbidiamo le foglie e poi passando in acqua fredda possiamo mantenere il suo colore originale, più verde possibile. Allora, l'acqua ha ripreso il bollore. Teniamo 10 secondi in modo che le fibre si ammorbidiscano. Bene, ecco qua, si tiriamo fuori. Prendiamo e immergiamo immediatamente la nostra insalata pan di zucchero nell'acqua gelida col ghiaccio e proseguiamo fino a fare tutto quello che ci serve. Bene, allora dopo che abbiamo scolato la nostra insalata, l'abbiamo un po' drizzata, la mettiamo all'interno di un contenitore sempre piuttosto alto, perché a questo punto lo dobbiamo fare, Michele? Frullarla. Bravo, lo dobbiamo frullare. Infatti c'era un mio collega di recente che diceva: ma qua devo tre frullatori in tre cucine, forse anche quattro. Bene, aggiungiamo un po' d'olio d'oliva. Un po' di sale lo mettiamo subito, che poi naturalmente lo aggiustiamo da qua anche. Qua. E un pizzico di pepe. Guarda, non finisce. Non ce l'abbiamo. Frulliamo il tutto, va bene? Vai. A questo punto abbiamo questa bottiglia, la dobbiamo. La dobbiamo duro. La dobbiamo passare per ottenere una crema sotto. Praticamente tutte le. Come si dice? Sta iniziando a venire fuori qua. Sì. La parte fibrosa la dobbiamo tenere a parte e dobbiamo estrarre solo un succo. Esatto, che okay. È il succo di insalata. Vero! Ecco! Fatto! Vai! Ci siamo! Accendi! Allora, a questo punto, per addolcire un po' il gusto un po' amarognolo, buttate due goccette di aceto balsamico, che con l'insalata non è che sia una roba strana. Attenzione quando accendete il frullatore, che rischiate di fare questo. Dopo lo facciamo vedere. Sì, dopo, tanto io ho registrato. A questo punto, per legare, signori, una cosa che non vi dice nessuno chef: dovete usare il santano. Lo vende, non posso dirlo chi, Amazon, costa una sciocchezza. Attenzione, questo ne basta veramente una puntina. È un'alga e si usa per legare. Cosa? Là si mette una puntina e si fa e si frulla. Questo vi lega anche a freddo. Lo dobbiamo ottenere una giusta densità, si va un po' alla volta per evitare di commettere errori. Vai! Ok, ecco qua, guardate come vela bene, guardate, eccolo qua, con il nostro santano. A questo punto, prendiamo un cucchiaio per la gioia della... ecco qua. Allora, io consiglio, mettete questo in qua un attimo.
mettete questo sotto un piattino, gli mettete sopra due gnocchetti di seppia come vi ho fatto vedere la settimana scorsa, due seppie, due cozze, qualcosa, e avete fatto un antipasto meraviglioso, giusto Michelino? Bravo Michele, dice. Allora, tre cose vi consigliamo, Michele. Sì. Numero uno, iscrivetevi al canale. Numero due, mettete mi piace. E se no, Lasciate stare. E numero 3, ricordate? Siamo ciò che mangiamo. Yes!